Buongiorno, allora oggi nuovo video spacchettamento Bonpretti. Allora, sapete che ho una collaborazione con Bonpretti, quindi vi lascio il codice sconto qui da qualche parte e la playlist è fatta apposta qui su sulla i, proprio qui, e così vedete tutti i video spacchettamento, i colori, tutto quello che abbiamo visto nel tempo di appunto questo brand, soprattutto i colori perché vi piacciono tantissimo i spacchettamenti con la stesura dei colori, poi sono pigmentatissimi. Quindi queste sono le nuove unghiette che mi sono fatta. La destra ancora la devo fare, infatti c'è la ricrescita, come potete ben vedere. Di questo prodotto vi faccio il video a parte, perché mi sono trovata da Dio. È un prodotto molto molto efficace e ci risparmio tantissimo tempo, ma vi faccio appunto un video a parte. E se l'ho già fatto, ve lo metto sempre qui su nella i. Se volete, potete come sempre iscrivervi al mio canale se trovate interessanti i miei video, lasciarmi un commentino qua sotto e un like se vi piace questo tipo di video. Ma andiamo subito ad aprirlo. Questi sono i miei canali, così avete tutto. Ma di solito metto anche una finestrina qui da una parte, così sapete insomma come trovarmi. Questo è un canale, quindi non è un gruppo dove scrivono tante persone, ma è un canale dove io metto solo i video, gli auguri, ecco, della festa delle donne, della festa delle mamme. Queste cose qua, auguri di Pasqua, Natale, quello che è, insomma, quindi pochissime pubblicazioni, così non vi disturbo troppo. Allora, questo pacchetto mi è arrivato in circa 2 settimane. Potete trovare questi prodotti tutti sul sito ufficiale bonpretti.com.it. Vi lascio comunque il link affiliato al mio canale, così magari mi aiutate anche con la collaborazione. E sanno che insomma siete entrati grazie ai miei video. Questo è il principio della collaborazione. E se vi piace questo effetto, chiedetemelo e vi faccio poi il video a parte. Una cosa vi volevo dire: per i ghirigori, vedete, io non sono precisa per niente proprio. Quindi, se voi avete fatto un corso di ghirigori che vi è piaciuto particolarmente, che vi ha aiutato tantissimo, che da lì in poi non avete più avuto problemi con i ghirigori, a me fa sempre tanto piacere, ditemelo qui sotto e vado a vedere anch'io questi corsi, perché effettivamente mi trovo un po' in difficoltà con i ghirigori. Forse è anche il pennello giusto, perché è molto importante in queste lavorazioni molto fine, e quindi ditemelo qui sotto nei commenti. Sto aprendo un painting gel. Allora, come già vi ho detto in altri video, io non rimuovo tutta la pellicola, ma faccio un buchino al centro, perché così quando pulite il pennello non andate a sporcare il bordo. Questo dovrebbe essere nero, infatti, perché il bianco già ce l'ho e l'ho spacchettato l'altra volta. C'è un sacco di prodotto qui. Sicuramente era rovesciato il barattolino. Io recupero quasi tutto, ecco qua, poi vi pulisco le mani perché, ecco qua, pulisco anche le forbici, ecco qua. Come avete visto, erano impacchettati benissimo. Guardate quanto è pigmentato questo nero, cioè proprio non traspare niente al di sotto. E poi andremo come sempre a provare insieme e vi devo provare anche il bianco, quindi penso che farò un video apposta per i paint. E questo comunque è il paint di Bonpretti messo sopra al lucido, e già ce l'ho da una settimana e mezza circa e non si è scalfito di una virgola, non è rilucidato, Quindi il paint. Poi mi hanno mandato le spugnette, queste sono sempre utili, sono fatte così a trapezio e sono sempre utili per fare la sfumatura con i paint. Mi hanno mandato anche delle tip. Queste sono, figo, già opacizzate, vedete? All'interno è già opaca, penso che si vede benissimo. Ok? E sono, no, vediamo un po' la misura, ecco per dire. Vedete, sono fatte apposta per coprire la lamina, perfetta, proprio sarebbe la mia lamina. E considerate, la mia lamina è molto lunga, cioè qui c'è già l'iponicchio, io più di così non le posso accorciare le unghie. Questo è il mio iponicchio naturale. Sono tornata a una forma quadrata per chi me l'ha chiesto, proprio per farle così corte, perché se io smussassi gli angoli con questo iponicchio così lungo, a me sinceramente la mandorla così corta non mi piace. Questa è una bella mandorla, questa è la misura 2 e dovrebbe essere una misura per ogni numero. Grazie del regalino. Poi, come sempre, ve li apro e ve li faccio vedere incartati, poi li scarto da sola, insomma, per non perdere tempo. Però vi voglio far vedere come arrivano
impacchettati bene. Guardate quanta imbottitura c'era. Ok, quindi sono tutti con la bustina trasparente. Adesso li vado ad aprire. Questo c'è una piccola arricciatura, li vado ad aprire. Allora, mentre scartavo questi nuovi, diciamo, queste serie nuove, che sono gel polish in boccetta, ho scoperto questo nuovo packaging fighissimo, che è così, a cassettino, carinissimo. Un po' ammaccato, però insomma il prodotto è sano ed integro all'interno ed è fortissimo, è carinissimo. Possiamo anche togliere il cassettino, diciamo, questo qui, e quando li riponiamo dentro al mobile o quello che è, possiamo anche lasciarli all'interno di questo, magari con la spillatrice li unisco e me li ritrovo tutti carini e sistemati senza che cadano. Possiamo fare anche così, ecco qui. Io mi rispillerò e dentro al cassetto rimangono sempre dritti, perché se li mettete una fianca all'altro e non stanno insomma bene, potrebbero insomma rovesciarsi. Oppure molto spesso mi succede che nel cassetto li devo tenere un pochino inclinati, non troppo, perché magari la boccetta è troppo alta, adesso ve lo dico, per la cassettiera di IKEA. Allora li spillo sempre insieme, magari così, in questo verso, e metto uno spessore sotto e metto già le scatoline inclinate, in modo che quando le vado a riporre sono sicura che l'inclinazione è giusta e magari non si coricano, e quindi poi mi va a finire tutto il prodotto nel pennello, e ogni volta stai 3 ore a scaricare il pennello prima di lavorare. Vi dico subito se la boccetta entra nel cassettino dei primi cassettini di IKEA. Assolutamente sì, quindi potete tranquillamente in quelli più bassi, figuriamoci in quelli più alti. Mi hanno mandato le basi rubber, sono molto curiosa di queste basi rubber, perché sapete che con altri brand non mi sono trovata bene. Non ha l'etichetta sopra al prodotto, ma ce l'ha qui nella scatolina, quindi ecco perché ci dobbiamo tenere anche la scatolina, sarebbe buono. All'interno invece della scatolina c'era lo step by step, ma noi le sappiamo usare, insomma sappiamo che le basi vanno usate tra il primer e il gel costruttore nel caso in cui facciamo una ricostruzione, mentre nel caso in cui facciamo un semipermanente rinforzato mettiamo il primer, poi direttamente questi in modalità un pochino più abbondante nel caso del rinforzato, e poi nel caso il colore oppure niente, e poi lucido, quindi i step sono sempre gli stessi. Il primo è assolutamente trasparente. Allora, la densità è molto molto, cerco di farvela vedere, ma dopo ve la faccio vedere con un altro colore, perché col trasparente mi sa che è impossibile. Guardate la goccia quanto ci mette a scendere. Adesso vi dico la temperatura della stanza. Tantissimo. Siamo in modalità a tempo reale. Guardate quanto è densa poi la goccia. Io l'appoggio qua e rimane a forma di goccia. Il packaging poi così opaco è fantastico. Stessa cosa per il bianco latte, molto bello questo bianco latte, devo dire la verità, perché è comunque un bianco, non è un bianco sporco, come potete ben vedere, ma è semi trasparente, ma neanche troppo. E poi c'è il rosato, che dovrebbe essere il mio preferito. Perfetto, guardate che bel colore, ecco, questo proprio è il mio colore preferito. E guardate anche qua la gocciolona, sto ferma, spero che vediate. Un po' così la gocciolona quanto ci mette a scendere, ancora sta lì, eccola qua, ancora sta qui, quindi la riponete, vi fate la vostra struttura e insomma ci mette tanto a andare a livellarsi, quindi che fate, ne mettete una gocciolona più o meno qui, non attaccata alle cuticole ma più o meno qui nel caso di unghie corte, più avanti nel caso di unghie più lunghe, ma insomma le basi rubber con il semipermanente rinforzato non è che ci possiamo fare strutture lunghissime, come sapete benissimo. Per strutture lunghe ci serve il gel oppure l'unghia naturale sotto, molto resistente, come sappiamo benissimo, e che non abbia difetti, che va molto all'ingiù, molto all'insù, come sapete bene, insomma, chi ha fatto il corso base, insomma, i corsi in genere, lo sa. E poi mi hanno mandato il top coat, questo già ce l'ho ma l'ho quasi finito perché è fantastico. Qui ci sono gli ingredienti, quindi anche sulla boccetta in questo caso. Ho la Mickey Mickey in braccio, eccola qui, faccio vedere la manina. Puoi vedere la manina bellissima? È bianchissima mia figlia e probabilmente verrà roscetta con gli occhi azzurrissimi. E vi faccio vedere che rubber base è scritto sotto, scusate se prima non ve l'ho detto, e vi dico, la trasparente è RBG08, la bianca è rubber base gel RBG01
e la rosata è RBG03. Io vi metto il link delle rubber base, poi il colore appunto scorrete i colori in base a quello che vi interessa, perché ci sono altri colori. Vi metto anche delle schermate piccoline in modo che vedete anche come è strutturato il sito. Vi ricordo che il sito può essere sempre gestito perché parte in inglese e con diciamo, la valuta del dollaro, dipende anche dal vostro browser che utilizzate, però potete cambiare subito all'inizio la prima schermata, su in alto ci sono due tastini e mettere italiano ed euro. Io faccio subito così, così non vado a scorrere le pagine e poi non mi ricordo che devo mettere l'euro o magari italiano, ok? Quindi vi consiglio di farlo subito. Il lucido l'abbiamo già visto in altri video, ma ve lo faccio vedere. Ho una mano sola disponibile, è una media densità, vedete la goccia si forma molto velocemente, ma è molto molto performante. Questo è il top coat, super top coat, qui vedete il codice. Li andremo ad utilizzare comunque insieme, perché mi piace poi farvi vedere il risultato. Insomma, vi faccio vedere al volo in questa qui trasparente. Sapete che adesso io utilizzo queste qui piccoline trasparenti per non so se già ve l'ho detto, ve l'ho fatto vedere, questa è mia figlia in sottofondo per chiacchiera. Sto mettendo i gel costruttori dentro queste qui in modo che si vedono anche le ragazze il gel costruttore di che colore verrà. Tipo questo è bellissimo, è il Jelly Gel sempre di Bonpretty 05, infatti c'è scritto qua, vedete, Jelly 05, ed è un rosa meraviglioso. Io ho provato questo qui malva, un po' malva, vedete, sì, si vede benissimo che è un po' malva, che è lo 03, ed è un colore molto particolare, cioè viene quasi un lilla e appunto che vira al malva, bellissimo, però deve essere un colore che piace, insomma. Sentite mia figlia che chiacchiera, andiamolo a vedere steso. Adesso comincia a giocare con i giochini e quindi ride, scherza, fa chiacchiera, vocalizza, insomma. E questo ho lavato un pochino. Ah, si è autolivellato. Eccolo qua. Questo è il colore molto molto naturale, andrebbe fatta la seconda passata dopo la faccia, ed è molto molto bello, molto freddo, quindi va benissimo per tutte le carnagioni, perché i colori caldi su una carnagione un po' calda, per esempio, non è proprio l'ideale. Invece i colori freddi vedo che vanno bene un po' su tutte. Spero che non vi dia fastidio, come vi dico sempre, però la neonata ha 3 mesi e mezzo, quindi è giusto che sia così. Aspettate che c'ho la lampada, ho paura ad aprire sempre le boccette davanti alle lampade, mi raccomando. Voglio mettermi anche questo bianco latte. Fate sempre una sorta di scivolamento, poi tanto in punta ci va da solo. E voi rinforzate, diciamo, la spina centrale, la, diciamo, quasi bombatura, ma insomma quello che è. Bello. Poi, come si fa con i semi permanenti rinforzati? Sentite quella? Che casino che sta a fa? Con un pennello più fino ve lo potete sistemare. Levo anche una bollicina. Guarda che bel bianco latte. È abbastanza coprente comunque. Oddio, mi fa morire. Sembra un gattino. Ok, con questo sottofondo, spero anche per voi bellissimo. E vi lascio appunto, perché i prodotti erano questi da farvi vedere. Sono molto contenta delle basi rubber, del paint, vi ho detto, mi sono trovata da Dio. Già avevo quelli in barattolino della Bonpretty, e questi in, diciamo, in vasetto li preferisco per queste lavorazioni qua. Ma le potremo provare anche, se vi interessa chiedetemelo qui sotto, con gli stamping come funzionano, perché quelli, vi lascio poi il link anche di quei video, quelli in barattolino, in tubettino piccolino, sempre da 5 ml, li ho già utilizzati con gli stamping e vanno da Dio. Questi non ci ho mai provato sinceramente, quindi potremmo anche provarli insieme, se vi va appunto chiedetemelo qui sotto.
Questo era il bianco che ho utilizzato appunto per fare questi ghirigori in rilievo, quindi si sentono al tatto, possono anche essere lucidati per carità, però a me piace che appunto il lucido sia al di sotto e il decoro sia al di sopra perché spicca molto di più e quindi mi piace moltissimo. Come vi ho detto durante il video, se volete il video di questo effetto qua, chiedetemelo qui sotto nei commenti. Nel frattempo abbiamo polimerizzato i due colori, il trasparente mi sembra abbastanza inutile, e sono questi due colori qua. Vi metto il link e le info qua, ma i link tutti nell'info box, quindi dove c'è il titolo del video, a fianco c'è una freccettina o c'è scritto altro, sotto la descrizione, e potete andare a scorrere tutto quello che vi voglio dire, i link che vi voglio mettere, i link delle playlist, il link diretto della Bonpretti, così vi rimanda direttamente alla mia collaborazione. Io vi saluto, vi mando un bacione e al prossimo video. Baci! Ciao anche da Michela. Sai che non mi stancherò di stringerti più forte ancora a me. Dimmi cosa c'è.